le facce dei ragazzi delle scuole medie superiori ci hanno raccontato tante di quelle cose su come questa generazione si prepara ad affrontare il futuro. Osservare i volti di una generazione di ragazzi in realtà non è che ci fa capire il segreto di quella generazione, di quell'età, ma ci porta a incuriosirci delle storie che possono raccontare e quindi a innescare un processo empatico con quelle storie misteriose che le loro vite racconteranno. Io credo che il teatro sia un po' questo, occuparsi di un atto affettuoso che è l'incontro teatrale e occuparsene raccontando una storia. Infuturarsi vuol dire proiettarsi nel futuro. È una parola inventata da Dante nella Divina Commedia, nel Paradiso, e noi l'abbiamo usata per intitolare uno spettacolo che si occupava di futuro. Lo spettacolo è stato prima un saggio, poi è diventato uno spettacolo vero e proprio che è andato in un teatro e poi abbiamo deciso di portarlo nelle scuole per parlare, per discutere, per emozionarci, per riflettere con i ragazzi delle scuole superiori di Roma. Beh, credo che la scuola italiana comunque punti più a standardizzare tutti gli alunni, non c'è una considerazione delle personalità differenti, comunque dell'umanità di ogni persona, ma è più un guardare solamente, oggettivamente, quello che una persona scrive su un compito, che sia di matematica o di italiano. È per questo che secondo me l'Italia sta un po' perdendo quello che era in passato, comunque un paese importante per lo sviluppo della cultura. Qualcos'altro? Una domanda? In generale nella scuola cambierei anche un po' il modo di strutturare l'orario scolastico e dare maggior peso anche alle attività alternative, come può essere anche il teatro e la musica. Magari dedicare un'ora a settimana al teatro o alla musica, invece che dedicarle tutti i santi giorni a matematica, italiano, e una settimana magari alla musica, anche per far distrarre di più anche l'alunno, per non far pensare 6 ore su 6 alla scuola. Ridurresti le ore? Sì. E le materie o le ore? No, le ore. Cioè, più che altro ti alzi magari alle 5 di mattina per arrivare a scuola alle 8. Invece di farmi arrivare alle 8, fammi arrivare alle 10 a scuola. Cioè, cambierei il metodo di valutazione del quinto anno, in cui diciamo il quale non si dovrebbe basare solamente sull'ultimo anno, sullo studio dell'ultimo anno, ma su tutto il percorso che è stato fatto durante i 5 anni e quindi bisogna vedere anche se c'è stato un progresso oppure no. Cosa faresti tu? Sei la ministra dell'istruzione? No, sempre comunque quello ho detto anche Alessia, nel senso siamo troppe ore sedute. Magari svagare un po' di più non farebbe male. Svagare. Certo.
Per quanto riguarda la lezione in generale, cioè se io fossi la ministra, certo, la rivoluzionerei proprio. Cioè noi, mi ricordo l'anno scorso, abbiamo fatto una lezione diversa di un'ora, che è venuta una signora, non mi ricordo bene, ci ha fatto mettere in cerchio, seduti con le sedie, senza banchi. Certo. Ci guardavamo, ci confrontavamo, io fra una lezione più come confronto che... Perché davano bene comunque le lezioni che facciamo adesso, però magari... Tu non sai quanto sono d'accordo con te! Senza banchi, più un confronto che una lezione dove parla magari... Non lo so. Perché molti professori non si basano sulla persona e quindi non prendono in considerazione appunto tutti gli aspetti che comunque dovrebbero prendere in considerazione, e si basano solamente sul voto matematico e quindi giudicano una persona solamente per i voti che prende e non per quello che è complessivamente. Secondo me la scuola, a me mi piace. Vabbè ragazzi, stiamo facendo silenzio. Comunque a me la scuola piace molto, e cioè anche se uno non studia, va male, non c'ha gli amici eccetera eccetera, la scuola ci serve a quello. Cioè poi se ti fai complessi li risolvi a scuola o a casa, cioè insieme. Però è la, anzi, quando finisci la scuola poi devi, cioè che fare, devi andare a lavorare. A me la scuola no. Vieni a scuola perché è per te, cioè ti arricchisce a te, alla tua vita, alla tua persona. Entro quel giorno però comunque tu devi rispettare determinate scadenze, certo, ed è giusto. Sì. Però se viene portata con più passione, con più convinzione anche, secondo me la cosa, un sacco di problemi si annullano, perché poi il comportamento degli alunni che non seguono, che non studiano, è una conseguenza. Cioè anche degli insegnanti che magari non trovano più il piacere di insegnare, è una conseguenza, perché alla fine secondo me bisognerebbe portarlo proprio come fortuna a scuola. E chi bullizza è molto insicuro e quindi ha bisogno di sentirsi importante, al centro dell'attenzione, perché non è sicuro di sé, non sente di valere più degli altri. È per questo che ha bisogno di dimostrazioni e quindi ha bisogno di vedere gli altri sminuiti, che sia comunque attraverso le parole o che sia attraverso dei gesti, come può essere comunque anche la violenza fisica, ma credo che la violenza psicologica sia peggiore della violenza fisica, perché comunque una pizza, il dolore di un pugno magari passa, ma quello che uno sente comunque può creare più disagi. Ecco. A Gabrielli ci occupiamo del tema del bullismo da tanti anni, da circa 10 anni, dal pedone rosso. Pensiamo di doverci occupare di bullismo perché il lato del bullismo, del cyberbullismo, mina il futuro, interviene direttamente nel futuro. Quindi l'unico antidoto a questa piaga sociale è parlarne e portare allo scoperto le situazioni, le emozioni, i sentimenti, e soprattutto occuparsi non solo dei bullizzati ma anche dei bulli, perché nel rapporto ci sono due persone che stanno male. E chi è il pubblico di questo bullo? I compagni di classe, che molto spesso, come abbiamo visto in una scena, hanno solamente diciamo reagito facendo dei video e non comunque proteggendo la persona bullizzata. Ma tu hai mai assistito a un qualche atto di bullismo? No. E tu che cosa faresti se trovassi in una situazione del genere? Davanti a un bullo? Sì, magari una persona che è nella tua classe comincia a fare delle cose e... Per come sono fatta non ci legherei con questa persona, nel senso che comunque terrei delle distanze. Però che se comunque lei comincia comunque a darmi del fastidio, ad esempio, e non sto zitta, nel senso che comunque faccio presente anche alla professoressa di questa cosa. Però molta gente non lo fa perché ha paura che questa situazione dentro scuola si può anche... la trovi anche fuori scuola. Cioè la stessa persona, esatto, che magari a scuola non riesce a fare, ti aspetta fuori e continua. Molta gente ha paura di questo.
ho capito. Ecco perché non... Siete d'accordo? Sì, sì. Eh? Sì. Cioè, parlo dell'esperienza mia delle medie. Io c'era un ragazzo che sì, io, cioè, era amico mio, però eravamo amici, però era allo stesso tempo pure amico. Però allo stesso tempo, cioè io mi permettevo anche di bullizzarlo, prendermi in giro e cose così, però poi lo difendevo dagli altri. E questo è tipo uno, cioè io sono arrivato a questa, cioè mi sono reso conto di questa cosa dopo, nel momento in cui lo facevo, non mi rendevo conto di quanto mi soffrisse in realtà, perché dopo, cioè negli ultimi giorni di scuola delle medie, lui là si è messo a piangere e mi ha spiegato tutto. Mi permetto di parlare in questo modo perché comunque so che abbiamo fatto, che abbiamo visto questo spettacolo e che stiamo facendo una conversazione qua, perché se fossimo stati in classe solo io e i compagni da prof, io non mi sarei permesso di dire questa cosa per paura di essere giudicato sia dai compagni che dalla prof. Nel portare il teatro nelle scuole abbiamo portato anche la nostra passione che abbiamo per il teatro, per raccontare le storie. E questa passione credo che sia contagiosa, perché anzi, se noi possiamo pensare alla parola compassione, ma non nell'accezione in cui io ti compatisco, nell'accezione di condividere passione. Scusate, io veramente avevo una domanda da fare, anche se un po' intima. È una domanda importante per me. Perché a me del futuro, vedete, interessa principalmente una cosa, l'amore. Il futuro non ho un sogno, cioè, ben specifico, ma penso che come tutti noi c'è di fondo la conoscenza in qualsiasi ambito, magari anche conoscenza geografica, ossia viaggiare. Io da grande fare professore voglio insegnare Dante Alighieri e niente, poi quando è il momento di andare in pensione vado in pensione. Io naturalmente giocando a calcio fin da bambino il mio sogno è quello di diventare un calciatore famoso o magari avendo una passione sfrenata per i motori dovuta anche al lavoro svolto da mio padre e da mio zio. Sognavo fin da bambino di diventare un pilota, purtroppo però ci vogliono tanti soldi e poi tante risorse che non ho. E comunque a mio parere sognare è una cosa fondamentale, coltivare una passione, ossia qualcosa che comunque lega più persone fin da bambino, è qualcosa di fantastico. Tu cosa, quando pensi al futuro, cosa pensi? Penso alla luna. Eh? Alla luna. La luna? Il gruppo, a mio parere, ritornando al discorso di prima, è mosso comunque da una passione, ossia qualcosa che comunque lega tutti e fa remare tutti verso un unico obiettivo. Questo, a mio parere, è l'idea di gruppo. Perché la scuola non può prendersi un'ora per parlare, un'ora per scambiarsi impressioni, riflessioni, in cui non c'è un professore che spiega qualcosa e gli altri la devono capire, in cui si capisce insieme le cose che stiamo pensando, le emozioni che stiamo vivendo. Ti fanno studiare tante materie, ma non ti fanno appassionare a nessuna, no? Ma se ti fanno trovare il tuo vero scopo, per cui tu daresti la vita tutti i giorni per farlo, questo è importante. Secondo me un'ora a settimana di comunicazione, saper trattare con gli altri, con noi stessi, saper riconoscere gli altri e riconoscere noi stessi vale più di tutte le 30 ore settimanali. Ecco, in un qualche modo noi quest'ora di comunicazione, come ha detto uno dei ragazzi, l'abbiamo trovata.